no, è arrivato il pullman dell'Ardesio. A un certo punto si sente un urlo delle ragazze e vedi un Ardesio e un Bergamo che si scontrano. Praticamente l'Ardesio si è fermato all'inizio della stazione, tipo in trasversale, come se stesse per entrare in una delle colonne, e ha fatto scendere le ragazze per evitare di avere tutta l'ammasso di gente che sale sul pullman. Però era, dato che era proprio lì all'inizio della stazione, è arrivato anche un Bergamo, mi sembra, perché sono quelli lunghi, che è arrivato, cioè proprio sulle porte, gli è arrivato addosso. Vabbè, all'inizio tutti ridevano perché dicevano vabbè, uno scontro tra pullman, tutto strabello. A un certo punto vedi le ragazze che erano sul Bergamo, che erano lì davanti all'autista, prima con la faccia sorridente, poi che si preoccupano, che sono preoccupate. Sono scesi tutti. Praticamente c'era una ragazza che è rimasta incastrata nelle porte dell'Ardesio, con le gambe tutte girate, con il sangue che le scendeva dai pantaloni, ed è rimasta incastrata per un bel po' e piangeva tutto pieno di sangue. Un'altra ragazza, anche lei per terra, con le gambe tutte girate, nel senso rotte, e il gasolio che usciva, il gasolio misto sangue. E infine c'era un ragazzo, che penso sia stato un ragazzo, non lo so, o una ragazza, che praticamente era sdraiato per terra con il volto tutto coperto di sangue, e dicevano che uno dei tre è andato in arresto cardiaco, e mi sa infatti credo il ragazzo, che adesso dicono che forse sia morto. E sono arrivate due ambulanze, due vigili del fuoco, è arrivato lì di soccorso, i pullman non sono più riusciti a entrare, c'era lì tutta la gente, un casino.